Sono Luca Barlocco, il vice gran priore della Contrada San Martino, nonché responsabile dei costumi e responsabile dei sfilati. Com'è cambiata la Contrada negli anni? Allora, diciamo che sono in Contrada da diverse lustre, quindi i cambiamenti ne ho visti tanti. Devo dire che il cambio di maniero è stato, credo, l'atto più significativo degli ultimi 30 anni. Perché finalmente abbiamo preso un maniero che è nostro, non è di Tizio, Caio, Sempronio, ma è della Contrada. E questo garantisce un futuro per tutti, nel senso che finché vive la Contrada vive anche questo maniero. Il lato costumi e sfilata secondo me è molto sottovalutato, nel senso che noi arriviamo l'ultima domenica di maggio e vediamo una sfilata di più di 1200 persone. E diamo per scontato che i costumi siano lì, siano sempre perfetti. Questo non è vero, nel senso che c'è dietro un grosso lavoro che vuol dire recuperare, mantenere abiti, mantelli storici, nuovi progetti. Questo vuol dire anche migliorarsi, quindi secondo me la maggior parte delle persone non sa cosa c'è dietro a questo. E quello che mi auspico del futuro è che i giovani, anche i meno giovani, riescono a cogliere tutte le sfumature di una contrada che va dagli abiti alla corsa, al divertimento e al lato culturale.